Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Perché è più venuto la mia a raccontare cose molto concrete legate all'amministrazione. A cui credo che anche penso francamente che sia una persona molto appassionata di politica. Detto questo, perché stava lì, uno dice: ma sto caspito del Parlamento europeo, questi assistenti pieni di soldi. Cioè, qualche curiosità mi viene, francamente. No. Cioè, a tutti noi. Maiorino. Certo. Intanto buongiorno. Buongiorno, vi parlo non da Milano ma dal cuore della Val Brembana, sono a San Giovanni Bianco in questo momento, quindi un saluto. Mi sembra Salvini quando fa così. Io, guardate, il cuore della Val Brembana. No, beh, ma sinceramente se c'è una cosa che hanno fatto molto meglio a destra rispetto rispetto a quanto abbiamo fatto noi, e spesso è stato rappresentare un nord che è fatto non solo di grandi città, ma io sono tecnicamente però in Val Brembana, se dite che sono da Milano sono costretto a correggere. No, però ringrazio anche la solidarietà di Buccini, ma prego, e il sentimento solidale che emergeva dalle sue parole. Devo dire, mi trovo in questa situazione, ma non voglio cavarmela con facili battute. Io credo che davvero siamo di fronte a una pagina vergognosa di una cricca rispetto a cui mi auguro che la magistratura vada avanti con enorme nettezza, rendendo chiaro tutto quello che è accaduto. Posso solo continuare a dire, come ricordava anche Buccini prima, che per quello che mi riguarda, ma è un... Tra l'altro è stato un comportamento, per fortuna, di tantissimi europarlamentari in tutti questi mesi. In realtà la valutazione sul Qatar, sulle sue responsabilità sui diritti umani è stata pesantissima, grazie al cielo. Cioè, mi viene da dire, è ovvio, è scontato anche dirlo. Addirittura un anno fa avevo fatto inserire in una relazione sulle interferenze il riferimento al Qatar e alla sua possibilità di lobbismo nel Parlamento europeo. Ovviamente mai avrei immaginato di cogliere così tanto il punto da trovarmi le interferenze sviluppate grazie alla complicità di persone come vicine alla mia famiglia politica. Stare spacciate le interferenze per invece grandi lotte per le buone ragioni, per i grandi valori, fight in pione, no, di ONG. Cosa, guardi, ma adesso... Ma non infierite, vi prego, cioè chi si occupa di diritti umani come il sottoscritto, e non sono certo l'unico al Parlamento europeo, è umiliato due volte da questa vicenda, perché ci troviamo di fronte a un caso di corruzione che di per sé è gravissimo comunque, e poi un caso di corruzione che si sviluppa utilizzando il tema dei diritti umani, cioè è il delitto perfetto rispetto alla buona politica questo. Ora credo che noi al Parlamento europeo si debba andare avanti con molta nettezza. Le prime reazioni, le grazie al cielo, sono state dure, non basteranno però per ricostruire credibilità. Sì, prego. Sono tutte persone che lei penso conoscesse, sono persone insomma che appunto sua famiglia, certo, politica, come ha detto, da Panzeri. Tra l'altro Panzeri, cominciando a parlare, a confessare, ha tirato molto in mezzo Andrea Cozzolino, che ancora, voglio dire, non è indagato, ma Giorgi è stato l'assistente di Panzeri ed è l'attuale assistente di Cozzolino. Quindi cosa dice Panzeri? Perché non chiedete a Cozzolino, che l'assistente suo, cosa facevano? Perché naturalmente Giorgi è un po' il veicolo che tiene insieme Panzeri, la Caili e Cozzolino, per cui insomma veramente la questione, tutte persone che lei conosceva molto bene, ha mai avuto un sentore, qualcosa che non le tornava, qualche atteggiamento strano, qualche dichiarazione troppo amichevole? Ma allora, sulla vicenda del Qatar c'è stata una divisione esplicita all'interno del gruppo dei socialisti e democratici. E c'è stato ad esempio l'intervento folle della vicepresidente del Parlamento europeo, che avete, la Caili, che ha detto che il Qatar veniva discriminato, e credo che quello sia il vero nostro errore politico. Cioè, noi dovevamo intervenire tutti subito nei suoi confronti, chiedendo per quello, non per casi di corruzione che assolutamente non potevamo immaginare, ma per d'accordo. Quello le Io dimissioni della vicepresidente del Parlamento, e credo che qualcuno doveva alzarsi e dire: scusa, ma che stai dicendo? Ma sei matta? Sono d'accordo. Certo. Quella è stata la nostra superficialità politica, io credo, come gruppo politico generalmente, insomma.
E, per il resto, se mi si chiede se notavo cose strane da parte loro, sinceramente no. Nel allora, senso che non faccio certo quello che non gli conoscevo.